Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Che cos'è l'immaginazione? Forse non saremmo mai riusciti a volare se non ci fosse stata l'immaginazione. Solo l'essere umano, infatti, ha la capacità di trascendere la sua condizione, cioè di non rimanere rinchiuso nei limiti della propria specie. Non abbiamo le ali, ma abbiamo trovato il modo per attraversare il cielo. L'immaginazione è la capacità di trasformare il reale, anticipando i suoi sviluppi. Si tratta di una facoltà ben diversa dalla fantasia, che perde il contatto con la realtà e inventa di sana pianta quello che non c'è. L'immaginazione invece tira la realtà fino a portarla alle sue conseguenze più estreme. Possiamo parlare perciò anche di un'immaginazione produttrice che, come già diceva Kant, non si limita a riprodurre quello che già c'è, ma partendo da quello che c'è ne esplora le altre possibilità. L'immaginazione è una facoltà fondamentale nel processo di scelta. L'intelletto infatti non solo conosce come stanno le cose, le vede, le ricorda, riconosce la norma, presenta i costituenti della realtà, ma attraverso l'immaginazione mette davanti alla volontà i diversi modi in cui il principio generale si può incarnare nella realtà. Se non ci fosse l'immaginazione, saremmo destinati a ripetere stancamente l'esistente, proprio come avviene per lo più negli animali. L'immaginazione ci permette quindi di estendere i confini della realtà, e questo avviene per lo più attraverso un ampliamento del linguaggio. Non a caso l'immaginazione è il cuore del linguaggio poetico. La poesia si esprime attraverso metafore e analogie, utilizza un linguaggio simbolico che ci permette di vedere anche quello che non c'è ancora. L'infinito di Leopardi, per esempio, ci permette di vedere una siepe che forse non c'è mai stata, quella che ha visto o forse non ha mai visto Leopardi. Eppure tutti noi, attraverso quei versi, riusciamo a tornare là e facciamo l'esperienza spazio-temporale di rivivere il sentimento che si prova davanti a ciò che si estende oltre i confini della sensibilità. L'immaginazione quindi si colloca in una posizione intermedia tra l'intelletto e la sensibilità. È una facoltà che unisce e fa da legame tra le nostre facoltà razionali e il nostro mondo affettivo. L'immaginazione richiede insieme capacità di pensare e predisposizione al sentire. Il rapporto tra immaginazione e realtà è molto delicato. Le perversioni dell'immaginazione possono portare a confondere la vera condizione del mondo e la situazione personale. L'immaginazione può diventare una fuga dalla realtà. Ci rifugiamo talvolta in un mondo che non esiste per evitare di confrontarci con la durezza inemendabile del reale. Il problema nasce per lo più quando l'immaginazione è solo un'elaborazione interna alla persona. Un'immaginazione sana nasce invece dalla tensione tra la realtà esterna sperimentata e l'elaborazione dei dati raccolti mediante la percezione attraverso la parte immaginativa dell'intelletto. Molti progetti, sia personali che comunitari, falliscono proprio perché sono il risultato di un'immaginazione che ha perso il contatto con la realtà e si è trasformata in fantasia. Al contrario, il poeta, l'opera d'arte, può parlare a tutti proprio perché rielabora ciò che c'è nella realtà e a cui tutti in ogni momento e in ogni condizione possono riferirsi a partire dalla loro situazione. Il linguaggio poetico, mediante l'immaginazione, dice allora sempre qualcosa di vero, o meglio, deve dire qualcosa che tutti in qualche modo possono interpretare, appoggiando la loro interpretazione su una base reale di partenza. L'immaginazione mi permette di cogliere dei significati secondari solo se condivido con il poeta un significato primario che si riferisce a qualcosa di condiviso nella realtà. Possiamo provare a fare un esercizio su questo tema. Analizzando il nostro linguaggio, possiamo trovare facilmente espressioni che sono il frutto dell'immaginazione. Come sarebbe la nostra comunicazione senza l'uso dell'immaginazione? Quanto ci guadagniamo invece usando questo modo di esprimerci?